la sua azienda, mi risulta un'azienda, nuova azienda speciale che ha tra le varie funzioni anche quella di una funzione di facilitatore dello sviluppo economico locale. Quindi anche questo, quello, rispetto a quello che abbiamo detto prima, cercare di capire tutto questo settore, che cosa può mettere in moto anche dal punto di vista economico e territoriale, è un profilo che dal punto di vista della pubblica amministrazione può essere anche interessante. Quindi te la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, vorrei ringraziare innanzitutto Max per questa possibilità di presentare qua le nostre esperienze. Prima quello di cui parlo oggi, un po' di anche cos'è IDM, cosa fa il nostro ecosistema, e poi vi racconterò un po' di alcuni progetti che abbiamo accompagnato e poi della nostra nuova infrastruttura, il polo tecnologico a Bolzano, il Noi Tech Park. IDM Alto Adige è un'azienda speciale della provincia autonoma di Bolzano, e noi offriamo servizi per le aziende soprattutto nel settore export, innovazione e marketing turistico. Io sono proprio nel reparto di innovazione e siamo lì in mezzo di questo mondo tra aziende, istituti di ricerca del settore pubblico, anche del volontariato, della protezione civile. Il nostro ecosistema, che si chiama Sports and Urban Safety, si occupa soprattutto di creare collaborazioni tra questi player qua, e per questo anche alcuni anni fa abbiamo creato questo un gruppo di lavoro, il gruppo Urba Supper, dove abbiamo, sono diversi membri, quasi 20 membri, ci sono aziende private, diciamo operatori, poi c'è il settore pubblico con l'Agenzia della Protezione Civile, c'è l'Università, c'è l'AERAC e anche rappresentanti di quasi tutte le organizzazioni della protezione civile di Alto Adige. Con questo gruppo vogliamo massimizzare i benefici sociali dei droni nelle Alpi e stabilire proprio nel nostro territorio delle condizioni per la creazione di un settore di produzione dei servizi per aumentare la propria competitività nell'arco alpino. E abbiamo guardato e siamo fissati su questi diversi settori, come l'agricoltura, la protezione civile, il monitoraggio, il film e anche l'infrastruttura per ricerca e sviluppo. Quindi l'anno scorso con questo gruppo abbiamo creato un flyer per sensibilizzare tutte le persone in Alto Adige che sono interessati, ma anche che sono già coinvolti con i droni, che ci sono regole che sono da rispettare, cosa si può fare, cosa non si può fare, e anche sempre un contatto di riferimento per tutti gli interessati, dove possono informarsi, dove possono andare per avere più informazioni. E al momento stiamo elaborando un report per tutte le tecnologie di sicurezza per i droni, soprattutto con partner internazionali, perché come abbiamo sentito le normative saranno armonizzate, e al momento stiamo elaborando proprio questo status report sulle tecnologie per capire cosa sono le tecnologie del futuro e dove possono investire anche poi le aziende altoatesine. Con questo progetto Evadar abbiamo organizzato il convegno Droni nelle Alpi a gennaio-febbraio di quest'anno. Abbiamo riunito esperti da tutte le Alpi, e c'erano anche ricercatori e operatori, e abbiamo scambiato le esperienze, e grazie a questo siamo riusciti, diciamo, a iniziare questa serie, e vorremmo, diciamo, organizzare il prossimo convegno nel 2019. E adesso proprio quello che facciamo con le aziende. Come detto, abbiamo questi cinque settori, e adesso
progetto molto interessante sicuramente era questo progetto Drones for Safety che abbiamo iniziato all'inizio di quest'anno e poi è finito qualche mese fa, dove abbiamo cercato di mettere insieme operatori certificati con l'organizzazione della protezione civile. Questo che ci vedete qua è la rete degli operatori in Alto Adige. L'idea era quella di che queste organizzazioni possono chiamare un operatore per un addestramento o per un'esercitazione, ma anche per interventi. E abbiamo avuto ottimi risultati, ma ci sono stati anche tanti problemi, soprattutto a causa della normativa vigente, che non potevamo sempre volare perché non tutti gli operatori erano certificati per operazioni critiche, o poi c'erano gli interventi o le esercitazioni proprio nell'ATZ dell'aeroporto di Bolzano, ma speriamo che in futuro forse si cambierà qualcosa. Poi hanno fatto questo progetto Mona Lisa, dove hanno monitorato, con droni dotati con sensori multispettrali, diversi parametri ambientali, e lì erano coinvolti tutti gli enti di ricerca dell'Alto Adige, ma anche aziende private che hanno fatto poi i voli. E con questa esperienza, questa azienda, che è un spin-off del Politecnico di Torino, è adesso partner in questo progetto WeEqual con la Macaferri, e stanno sviluppando un sistema di supporto alla progettazione multidimensionale e al monitoraggio ambientale per interventi di green infrastructures. E questo progetto è iniziato mezzo anno fa e adesso hanno già i primi risultati, dove hanno provato il drone e sono molto soddisfatti. In futuro ci abbiamo pensato di fare anche questo progetto che si chiama Dronex, lì vogliamo testare i droni in condizioni ambientali ostili, e per questo abbiamo proprio il nostro Terra XQ, che è una grande camera climatica e ipobarica con le dimensioni di 12x6 per 5 metri di altezza, che è al momento in costruzione e che è finita poi a fine di 2018, inizio 2019, iniziamo con questo progetto dove poi mettiamo proprio i droni in questa camera e li facciamo volare e guardiamo se ci sono problemi o dove dobbiamo ancora sviluppare qualcosa. Con questa camera possiamo simulare dalla quota di Bolzano, che è circa 2250 metri fino a 9000 metri, la temperatura da meno 40 fino a più 60, la umidità, il vento fino a 30 metri di secondo, la precipitazione e anche la luce. Dove facciamo questo? Tutto questo facciamo a questo nuovo Noi Tech Park, che è il parco tecnologico che è stato aperto a ottobre di quest'anno. Lì al momento c'è la sede di IBM, c'è l'università, c'è l'OIRAC, c'è la Lime Group, fra il Gruppo d'Italia e l'agenzia Casa Clima. Al momento proprio dietro di questi edifici stanno costruendo gli altri edifici, che sono poi riservati per le aziende Alto Adesino, o quelli che vogliono venire in Alto Adige, ma soprattutto per il reparto di ricerca e sviluppo. E tutto questo è l'obiettivo di avere tutto insieme in questo posto, con le vie corte, che tutti si conoscono un po', per poi facilitare e anche velocizzare proprio la ricerca e sviluppo. E con questo concludo. E ringrazio per la vostra attenzione.